Buongiorno. Allora. L'esame è finito, adesso il giudice si è riservato e difesa e PM hanno dato le loro posizioni. Altre novità nei prossimi giorni, visto che ogni giorno c'è qualcuno che racconta qualcosa? Non lo fa la procura. Buona giornata. Le bocche dei pubblici ministeri titolari dell'inchiesta che ha fatto finire in carcere l'ex amministratore delegato della Mantovani sono sempre più cucite, a differenza di quelle delle persone indagate che starebbero cantando fornendo prove del massimo interesse che potrebbero riservare nuovi colpi di scena. C'è attesa per l'udienza a Venezia del Tribunale del Riesame sulla possibile scarcerazione di Nicola Buson. Il ragioniere tra gli arrestati nella vicenda è l'unico oltre a Baita a cui è già stata negata la revoca della misura cautelare in carcere ad essere ancora dietro le sbarre. Venerdì potrebbe iniziare lui a parlare con gli inquirenti e ottenere così i domiciliari. Nel frattempo nell'aula di Rialto i legali di Piergiorgio Baita hanno chiesto il sequestro dei beni del loro assistito. La misura preventiva avrebbe sforato l'ammontare della frode fiscale. E quella relativa alla non contestabilità dell'articolo 8 anche al Baita che ha invece una funzione diversa, cioè era legale rappresentante e non emittente diretto delle fatture. Quindi se accogliesse questa seconda eccezione dovrebbero ridurre proporzionalmente l'entità del sequestro. All'udienza era presente anche un legale della Mantovani. Pare che tra la documentazione sequestrata in casa di Baita ci fossero anche le carte dell'azienda. Si tratta di sequestri probatori, non di sequestri preventivi, quelli di cui abbiamo discusso oggi, e si tratta di questioni completamente diverse di cui si sono occupati altri difensori. Cavilli squisitamente giuridici per una vicenda che sembra essere molto chiara nella sua complessità.